A Palazzo di Città con il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. Vieste da qualche giorno agli onori delle cronache perché pare sia diventata la città delle multe ingiustificate, delle rimozioni forzate. Che sta succedendo, sindaco? Assolutamente nessuna multa ingiustificata, perché le multe vengono fatte semplicemente a chi parcheggia la macchina in maniera sbagliata. Quindi poi sentire parlare di terzo mondo dove si fa rispettare il codice della strada, sinceramente io reputo che il terzo mondo sia un posto dove non esistano le regole, quindi noi non siamo terzo mondo, anzi assolutamente, come ho detto spesso durante la mia campagna elettorale, come obiettivo principale è quello di rendere Vieste un paese normale, e dove normalmente vengono rispettate le regole, quindi anche le regole del codice della strada vanno sanzionate. Poi assolutamente non c'è nessun abuso del carro attrezzi, perché il carro attrezzi va a prelevare le macchine dove ci sono delle sanzioni che prevedono quel tipo di dove ci sono delle infrazioni che prevedono quel tipo di sanzione, quindi vanno nei passi carrabili che sono ostruiti, vanno sui posti disabili che sono ostruiti, vanno nell'isola pedonale, perché alle 8 c'è scritto dappertutto che alle 8, alle 20 di sera, alle 20 bisogna togliere le macchine, quindi come in tutte le città del centro nord Italia, ma anche del sud, viene fatta la rimozione. Poi voglio dire, quest'anno abbiamo anche il benestare dei 5 Stelle sulla rimozione, quindi siamo tranquillamente, siamo in una botte di ferro. Quindi nessun problema, Vieste fa rispettare semplicemente le regole, il codice della strada lo impone e quindi i vigili urbani fanno il loro lavoro, la polizia locale fa il proprio lavoro. Ma infatti questa polemica è veramente assurda, perché voglio dire, fare polemica sul rispetto delle regole mi sembra una follia, o ad accostare addirittura che non verranno più i turisti perché si beccano la multa, sinceramente mi sembra proprio una stupidaggine, anche perché poi a livello di parcheggio quest'anno devo dire Vieste ha dato anche una svolta con l'apertura del parcheggio sul molo di Ponente, che ha dato la possibilità alle persone di parcheggiare in maniera più comoda e più vicini, poi in prossimità della città, quindi dando un ulteriore sfogo alla possibilità da parte dei turisti di parcheggiare comodamente. Quindi mi sembra assolutamente fuori luogo pretendere da parte di alcuni delle zone franche dove si possa commettere tutte le illecità dal punto di vista del codice della strada. Quindi sinceramente non è un discorso da città moderna come è quella che deve fare Vieste, assolutamente no. Il turista le regole le conosce bene e quindi sa dove parcheggiare, il residente ha i permessi speciali, allora dobbiamo attribuire questa cosa al cosiddetto ceto medio-basso che frequenta Vieste nella settimana centrale di agosto? Ma io dietro queste cose poi ci vedo sempre un po' di politica, perché ho visto anche, diciamo, da chi proviene questo tipo di malumore, proviene da soggetti che magari un domani si vorranno presentare alle prossime elezioni, però sinceramente io penso che abbiano scelto la via sbagliata, anche perché sono stati portati gli esempi delle ZTL dove si effettuano le rimozioni proprio per rendere la ZTL efficace. La ZTL, lo ribadisco, questo è il secondo anno che è entrato in vigore, lo ribadisco, la ZTL è a vantaggio del residente. Cioè il residente è avvantaggiato dalla ZTL, ma perché? Perché giustamente vive il quartiere 365 giorni all'anno ed è giusto che anche d'estate possa trovare un parcheggio, perché magari ritorna da lavorare verso mezzanotte e ha tutto il diritto di trovare un parcheggio. Poi le due ZTL, l'ho spiegato un sacco di volte, sono due quartieri storici che non sono stati progettati per avere un carico di auto enorme, perché nascono tanti secoli fa, dove le macchine non c'erano, c'erano i carretti, c'erano le stalle, quindi oggi non si può prevedere per loro un carico urbanistico di una tale portata, con, diciamo, la trasformazione di quelle stalle in altro.
E quindi oggi vanno diciamo, salvaguardate, va salvaguardato soprattutto, io ritengo, ed è questa una scelta di cui me ne attribuisco insomma, tutta la responsabilità a questa amministrazione, in favore di chi vive il quartiere 365 giorni all'anno. Quindi questo è chiaro e funziona così come in altre città. Sindaco, a chi dice che Vieste è una striscia blu continua, che cosa risponde? Ma io rispondo prima di tutto di iniziare a girare un pochettino, quindi ad andare anche in altre località turistiche a rendersi di conto di che cosa stiamo parlando. Quindi anche in altre località turistiche ci sono le strisce blu a pagamento, poi lo ribadisco per l'ennesima volta, le strisce blu, o meglio i parcheggi, sono stati tolti alle cooperative sociali e sono state attribuite quelle aree al comune. E quindi gli introiti che prima c'erano lo stesso e nessuno protestava, adesso vanno al comune e insomma, in questa prima fase sono andate a chiusura un po' dei debiti accumulati dalle precedenti amministrazioni, ma poi una volta chiusa la fase debitoria andranno in favore di tutta la cittadinanza. Quindi io non capisco queste polemiche e poi soprattutto un invito a girare in altre località dove, nelle località turistiche, proprio perché c'è un'alta valenza turistica, hanno le strisce blu.